Boss, mi occupo del marketing dell'Italia per i prodotti consumer. Siamo qui per presentarvi due nuovi prodotti della gamma XPS, il primo è l'XPS 14 e il secondo è l'XPS 15. Questi due prodotti vanno a integrarsi nella nuova linea di prodotti XPS che abbiamo lanciato a suo tempo nel mese di marzo con l'XPS 13, quindi il concetto di Ultrabook è un concetto di prodotto che sia leggero, portatile, elegante, ma che abbia in sé la potenza tipica dei prodotti XPS. Caratteristiche principali dei due prodotti che possiamo vedere, le prime a livello puramente visuale, le grosse differenze sono: è una configurazione da 14 pollici con un peso di poco superiore ai 2 kg e differenza tra i due anche è la presenza unicamente nell'XPS 15 di un lettore ottico che può arrivare fino al lettore Blu-ray. Mentre nell'XPS 14 questa opzione non è contraddistinta per poter ricadere anche nella logica Ultrabook del prodotto. Caratteristiche intrinseche poi del prodotto in termini di porte sono molto simili. Abbiamo tre porte USB, di cui due USB 3 e una ISATA. Abbiamo una porta HDMI e infine la microporta per il video, la connessione con il video. Cos'altro possiamo dire sui due prodotti? Concettualmente, come dicevamo, molto simili all'XPS 13, lo schermo Gorilla Glass Edge to Edge, quindi andiamo a recuperare in termini di spazio, andiamo a perdere da questa parte i classici bordoni neri sulle macchine e rimane una visibilità molto più full screen, che è una delle caratteristiche, uno dei punti di forza della nuova gamma XPS. Altro punto di forza della macchina è la durata della batteria. Tendiamo a aumentare la durata della batteria partiamo dalle 6 ore fino alle 8 ore dell'XPS 14 CS 15. Abbiamo la possibilità in entrambe le macchine di avere una scheda grafica esterna, quindi non integrata e dedicata. Una cosa interessante dal punto di vista dell'autodotazione software, abbiamo in primo luogo il software del Stage, è un software che abbiamo noi sviluppato internamente e che non è altro che un'ottima interfaccia grafica in cui arrivare a utilizzare i contenuti multimediali che abbiamo nel nostro computer nella maniera più semplice e più intuitiva, diciamo con un movimento, una gesture alla tablet o alla smartphone. Questa è la prima caratteristica che abbiamo sull'XPS 15 e 14. Seconda caratteristica comune ai due è la tastiera retroilluminata disponibile in Italia su tutte le configurazioni e, come dicevamo, essendo il prodotto Gorilla Glass, anche in termini di schermo siamo sul Full HD e quindi un prodotto da una nitidezza in termini di immagine incredibile. E l'ultimo punto è sull'XPS 14 la possibilità di avere la gamma XPS 14 con la scheda GSM integrata e quindi la possibilità di utilizzare il proprio PC in movimento senza dover connettersi a hotspot wifi oppure ad avere una chiavetta internet per GSM per connettersi. La disponibilità dei due prodotti in Italia sono disponibili ormai sin dal primo lancio con dei prezzi che vanno a partire da 1199 per quanto riguarda l'XPS 14, 1299 euro IVA inclusa sempre per l'XPS 15. Tutte e due montano una scheda grafica Nvidia da 2 GB.